Questi fiori sono stupendi. Grazie. Mai quanto te. Grazie. Oggi sei davvero meravigliosa. Beh, il vestito che mi hai regalato fa la sua scena. Guarda, ero sicuro che ti sarebbe stato benissimo. Guarda che se mi vizi così, mi ci potrei abituare. E tu fallo. Per me è un piacere. Sei così dolce. A proposito, com'è andata oggi al lavoro? Perché ho visto un tuo post che mi ha fatto molto preoccupare. Quale post? Quello in cui ti lamentavi perché devi andare al lavoro con i mezzi ora che non c'è più la macchina. Ah, sì, quello. Ma no, una sciocchezza. È solo che trovo davvero stressante dipendere dai mezzi pubblici. Certo, immagino. Poi chissà quanti uomini ti daranno fastidio. Ma no, che dici? Non mi ha mai dato fastidio nessuno. Capiterà, capiterà. Lo credi davvero? Certo, sei così bella. Ma tranquilla, ho una soluzione. Ah sì? Quale soluzione? Ti accompagno e ti vengo a riprendere io al lavoro. Ma faresti questo per me? Ma certo, il tuo ufficio è di strada. E poi questo è altro per la mia meravigliosa ragazza. Sei un tesoro. Davvero, io non so che cosa dire. Vedrai che sarà bello andare insieme al lavoro. Sì, ne sono sicura. Non vedo l'ora. Beh, che dici? Ordiniamo qualcosa da mangiare adesso? Ho già fatto io. Anche per me? Ah sì, fidati. Conosco molto bene i tuoi gusti. Ah, ok, va bene. Ti amo. Leo. Ti amo anch'io. Allora, Marika, come va con il tuo nuovo ragazzo? Si chiama Leonardo, giusto? Sì, si chiama Leonardo. Ragazzi, cosa vi devo dire? Va alla grande. Io sono felicissima, al settimo cielo. Sento di aver trovato il mio principe azzurro. Ma che bello, Marika. Raccontaci un po'. È attento, premuroso, e mi riempie di regali, mi fa un sacco di complimenti. E poi è sempre disponibile con me. Pensate che si è proposto di accompagnarmi e venirmi a prendere dal lavoro solo perché si è reso conto che per me era stressante prendere i mezzi. Cioè, vi rendete conto? Gentile. Sì, e senza nemmeno che glielo dovessi chiedere. E poi è così propositivo, organizza sempre delle cose fantastiche da fare nei weekend insieme, come gite in montagna, andare al lago, visite ai musei. Con lui sto facendo tante esperienze nuove. Ma decide tutto lui da solo? Sì, è bravissimo. Pensate che mi ha già organizzato l'agenda dei prossimi mesi. Visiteremo tantissimi posti meravigliosi e io non vedo l'ora. Caspita, che ansia! Ma come che ansia? Dai, Giada, dici così solo perché sei invidiosa. No, ragazzi, lui dice che io sono la sua compagna di viaggio ideale e per me lui è perfetto. Marika, la perfezione non esiste. Magari. O forse io sono così fortunata ad aver trovato l'unico uomo perfetto sulla faccia della terra. E poi, dalla prossima settimana, verrà a stare da me. Quindi iniziate a convivere? Sì. Non ti sembra di andare un po' troppo di fretta? In fondo, è solo un mese che state insieme. Non fare cose avventate, altrimenti rischi di pentirtene. Sentite, finalmente ho trovato un uomo che mi mette al primo posto, che si prende cura di me e che non ha paura di esprimere i suoi sentimenti. Pensate che l'altro giorno mi ha detto che mi ama. Cioè, il mio ex ci ha messo 2 anni per dirmelo. Sì, è vero, però forse stai correndo un po' troppo. No, Leonardo è diverso. È diverso da tutti i miei ex. Lui non ha paura di costruire qualcosa di importante con me. Quindi, ragazzi, non fate guastafeste e cercate di essere felici per me. Ah, ecco dove eri. Ciao,
Amore, come mai sei qui? Hai detto che venivi al parco e sono venuta a prenderti. Come mai non hai risposto al telefono? Il telefono... Ah, sì, mi è rimasto silenzioso da prima. Sì, vabbè, vabbè, andiamo, dai. Ah, sì, aspetta, lascia che ti presenti i miei amici prima. Li presenti un'altra volta. Dai, muoviti, c'ho la macchina a doppia fila. Ah, ok. Ragazzi, vado, ciao, a presto. Ciao. Ciao. Chi era quello? Ma chi? Giacomo? È un mio amico, ci conosciamo da una vita. E allora come mai ti guardava in quel modo? Quale modo? In quel modo, dai, non fare l'ingenua, Marika. Leo, Giacomo sta con Giada, la mia amica che era lì. Loro due sono sposati. Ma Sara, secondo me gli piaci. Ma no, cosa dici? E poi ti devi fidare di me. Ma io mi fido di te, perché non mi fido degli altri, specie se sono uomini. Beh, cos'è da guardare quello? A chi? Quello lì che è passato ora, eh? Cos'è, ti piace? Vuoi uscire con lui? Lo trovi bello? Ma non stavo guardando quel tipo. Leo, cosa ti prende? Vabbè, a me certe cose non piacciono. Non mi mancare mai di rispetto. Hai capito, Marika? Non ti ho mancato di rispetto e non l'ho mai fatto. Davvero, Leo, rilassati. Ciao ragazzi. Marika, siamo arrivati il prima possibile. Cos'è successo? Per telefono non si capiva nulla. Ragazzi, io non so da che parte cominciare. C'entra Leonardo, vero? Sì. Questa mattina in camera da letto ho trovato nascosta questa. Che cos'è? Questa è una telecamera. Addirittura? Sì. Credo che l'abbia installata per controllarmi. Crede che tu lo tradisca? Sì. E senza nessun motivo. È diventato sempre più paranoico e su qualunque cosa. Quindi la situazione è peggiorata? Purtroppo sì. Io non ce la faccio più. È diventato impossibile stare con lui. È cambiato tantissimo da quando ci siamo conosciuti. Sembra totalmente un'altra persona. Io non lo riconosco più. Non si fida di me. Mi controlla il cellulare. Non vuole che io esca da sola. Mi accompagna e mi viene a prendere tutti i giorni al lavoro. Ha da ridire su come mi vesto. Non vuole che mi trucchi. E, tra l'altro, quando sto da sola con lui, devo stare attenta a come parlo, altrimenti si arrabbia. Fra poco sarà qui, perché mi verrà a prendere al lavoro e io non so che cosa fare. Ma Marika, ma perché non ce ne hai parlato prima? Comunque non puoi stare con lui, devi lasciarlo. Ma non lo so, magari se cercassi di tranquillizzarlo, lui si calmerebbe e tornerebbe ad essere come era ai primi tempi. No Marika, la sua non è semplice gelosia, ma è vera e propria possessività. E più stai con lui, più soffrirai. Lo so ragazzi, avete ragione, ma io non so che cosa fare, ho paura. Non ti preoccupare, ci siamo noi qui con te. Sì. Ancora con questo stai? Oh, senti, datti una calmata, eh. No, datti te una calmata. Ho visto come guardi la mia donna. Io guardo la tua donna, ma senti questo. Ma dai Giacomo, ma lascia perdere. Sì Giacomo, lascia perdere, vai che è meglio. Andiamo Marika, forza. No, io non vengo da nessuna parte. Che cosa? Leonardo, mi dispiace, ma tra noi è finita. Com'è finita? Cioè, mi stai lasciando? Sì. E mi dispiace, ma voglio che porti via tutta la tua roba entro questa sera. Ma come, Marika? Ma cosa stai dicendo? Stai scherzando, eh? Marika, io ti amo. Io non posso vivere senza di te, Marika. Tu sei la mia vita, sei il mio mondo. Tu sei mia, Marika.
Io non sono tua. Non sono un oggetto, non ti appartengo. Io sono una donna libera, indipendente. Ho il diritto di decidere come vivere la mia vita. Chi amare e come essere amata. La tua gelosia si è trasformata in possesso, controllo e ossessione. Sì, hai ragione, ti chiedo scusa, ma però non mi lasciare, te lo assicuro, io posso cambiare. So che puoi, Leonardo, ma dovrei farlo da solo e non perché lo voglio io. Questo tuo modo di amare, oltre che ferire chi ti sta vicino, rende la vita impossibile anche a te stesso. Perché vedi, l'amore, quello vero, è fatto di libertà, cura e soprattutto fiducia. Mi dispiace. Addio, Leonardo. No, Marika. Marika. Parte delle storie dei nostri video sono ispirati a fatti realmente accaduti e se anche tu ne hai una, potremo ispirarci per i prossimi video.